Buonasera, benvenuti a 8:30. È in corso lo spoglio dei voti della sesta votazione. Guardiamo subito. Ecco, vedete che tanti voti per Mattarella. Mattarella. Sono 200 adesso. Noi continueremo a seguire con i nostri ospiti perché, insomma, Mattarella. È in corso lo spoglio, ma... Mattarella. Oggi è stata una giornata movimentatissima Mattarella. Su tutti i fronti e a questo Bianca. Punto sembra che l'Italia possa andare verso una Presidente della Repubblica, una donna. Lo dicono apertamente Salvini, Conte, anche altri, insomma, e potrebbe forse essere Elisabetta Belloni, però incrociamo le dita e subito dopo la pubblicità io tornerò con voi e con Mariolina Sattanino, giornalista, Stefano Feltri, direttore di Domani, Tommaso Montanari, storico dell'arte, Alessandro Giulli, editorialista di Libero, e siamo in attesa di Massimo Giannini, del direttore della Stampa, quindi tra pochi minuti. Allora, è in corso lo spoglio della sesta votazione. Mattarella ha preso finora 262 voti, un dato molto importante che leggeremo subito con i miei ospiti. Però vi devo dire che, allora, come sapete, si dovrebbe andare verso una donna a capo del Quirinale, forse Elisabetta Belloni, attuale capo dei servizi segreti da 7 mesi, è una lunghissima carriera diplomatica, è stata anche segretario generale della Farnesina, ambasciatrice, insomma adesso ci arriviamo, forse partiamo subito da lì Massimo Giannini, perché allora diciamo anche che su Elisabetta Belloni, candidata alla Presidenza della Repubblica, ci sarebbero perplessità in Forza Italia, una parte di Forza Italioti, una parte del PD, Renzi pare che annuncerà tra poco che è contrario, e tutto il resto se la sono sicuramente intestata Massimo Giannini, una donna, e forse la Belloni è stata sponsorizzata, diciamo, da Conte, dal Movimento 5 Stelle, da Salvini, dalla Meloni. Sì. Allora si arriverà un presidente donna? Guarda, l'annuncio è stato fragoroso perché nessuno se l'aspettava. Io, insomma, nella serata, mettendo assieme due affermazioni, una di Letta e una di Salvini, mi ero fatto un'idea abbastanza chiara. Letta dice stiamo definendo un presidente all'altezza di Mattarella. Sì. Salvini una ha detto, tra l'altro, lui era una, ha utilizzato sì. anche l'espressione sì, di ragione, genere sì. all'altezza sì. di Mattarella, e Salvini ha detto, fonti della Lega in un comunicato però ufficiale hanno detto, una figura fuori dai partiti. Allora io mi sono chiesto, dico, vabbè, se metti le due cose assieme, chi è all'altezza di Mattarella e fuori dai partiti? Mi orientavo su Mattarella stesso o di nuovo su Draghi, per l'appunto. No, poi è uscito Salvini dall'incontro e ha tirato fuori l'ennesimo, sì, diciamo, stavo che per Salvini, dire coniglio, ma è una brutta sì, no, parola, ma Salvini non questo... ce la fa, cioè, si vuole intestare sì, il Presidente della però Repubblica, poi è arrivato anche Conte e ha detto testualmente a breve ci sarà il candidato e stiamo lavorando per un presidente donna in gamba. In gamba, esatto, ci mancava pure che non era in gamba. Però detto questo, perché è stata fragorosa? Perché effettivamente la giornata andava tutta in una direzione, forse ci sta andando ancora, perché giustamente hai ricordato un secondo fa
che alla sesta votazione Mattarella sta prendendo già... Ne ha 296 in questo momento. Voi capite che siamo quasi al quorum. Un altro po' prende il quorum in maniera inerziale. Quindi anche questo è un aspetto che secondo me peserà. Peserà e non poco. Ma vuol dire che i leader non controllano i loro parlamentari, come abbiamo già visto in questi giorni. L'unica certezza che abbiamo con la Caporetto di Salvini di questa mattina. È per questo che dico è stato un annuncio fragoroso, ma sono prudente perché Salvini da 10 giorni... Sì, la cerimonia cannibale con la quale ha triturato qualunque candidato. Io all'inizio pensavo sarà una strategia, ci depista perché ci porta testa, al voto, c'ha la in carta testa coperta. Vera, invece non ce l'ha, palesemente allora, non ce l'ha. Adesso, è un situazionista. Quindi, scusami Massimo, la donna sarebbe bello, forti ma vediamo. Perplessità su due tecnici, uno a Palazzo Chigi, uno al Quirinale da parte di Forza Italia. Poi Renzi, stimo Belloni, ma capo dei servizi non può diventare presidente. Per la verità, lo ricordiamo, è capo dei servizi da 7 mesi. Stefano Feltri, tu che lettura dai di questa giornata burrascosissima? Perché ricordiamolo, in tutto questo c'è stata una altra donna di cui si è molto parlato oggi, la seconda carica dello Stato, la Presidente del Senato Elisabetta Casellati, che però, diciamo, candidata dal centrodestra, con una netta contrarietà esplicitata da parte delle altre forze, e infatti il centrodestra insieme alla Casellati sono andati a schiantarsi contro un muro. Stefano Feltri. Ma sì, Salvini finora non ha dimostrato di avere una strategia particolarmente intelligente. Sta gestendo l'elezione del capo dello Stato come ha gestito le elezioni amministrative, cioè come una questione interna al centrodestra in cui ogni mossa si spiega soltanto con gli effetti che provoca nei rapporti con gli alleati. Cioè, ci ricordiamo che Salvini ha annunciato di avere una terna di nomi autorevoli per il Presidente della Repubblica e poi non ne ha votato nessuno, neanche lui, che erano Nordio, Pera e Moratti. Poi ha cercato di far votare Elisabetta Casellati, ma senza particolare convinzione e finendo per essere umiliato, perché sostanzialmente l'unico esito di quella votazione è stata, oltre a vedere il comportamento discutibile della Presidente del Senato che seguiva lo spoglio delle schede su se stessa, è stato di vedere che il centrodestra non è compatto e una esponente di Forza Italia è stata affondata dalla sua stessa coalizione. Quindi Salvini non ha una particolare strategia e il PD e il centrosinistra, i 5 Stelle non sono prevenuti, ma insomma il centrosinistra ha lasciato al centrodestra andare avanti nella speranza che a un certo punto si incartasse. Questa cosa è successa e adesso le cose un po' cambiano, nel senso che a quello che risulta a me il PD sta lavorando su una rosa di nomi concordata con i 5 Stelle, all'interno delle quali dovrebbe esserci anche Belloni. Però la realtà è che Mattarella continua a essere votato, non si sa esattamente da chi, nel senso che ufficialmente nessun partito grosso ha preso posizione su Mattarella bis, ma dal Parlamento, come se fosse quasi una cosa spontanea, emerge questa domanda. Resta in parallelo l'opzione Draghi, che nessuno ha veramente percorso finora, ma lo stesso Salvini oggi ha incontrato Draghi, allora, ed è chiaro che qualcosa si muove anche su quel fronte. Aspetta, andiamo per ordine. Alessandro Giulia, allora il centrodestra è andato a schiantarsi in modo clamoroso oggi, ma chi perde di più? Sulla Casellati, allora se l'è intestata Salvini, l'ha voluta la Meloni ed è stato un flop. La Meloni ha voluto la contesa, diciamo, l'avrebbe voluta 2 votazioni fa e forse quello era il momento di farlo. Il centrodestra è vero che ha perso, le responsabilità sono di tutti a vario grado, però diciamo ha provato a giocarsela in modo confuso e tardivo. E faccio notare che tra le responsabilità c'è ovviamente anche il ventre molle di Forza Italia, questo dobbiamo dirlo, perché a quanto pare i franchi tiratori è da lì venivano. È finito lo scrutinio adesso, scusami, comunque per Mattarella, ecco, ci sono stati nella sesta votazione 336 voti. 336 clamoroso. Voti di Mattarella, 443 astenuti. Significa che quello che oggi è avvenuto nel centrodestra, che ci ha provato a giocare la partita e si è fatto male, avviene tutti i giorni nel centrosinistra, che però non fa una proposta. Cioè i giallorossi non hanno mai fatto
fatto proposte ufficiali, continuano a essere balcanizzati. Allora, Denisi, e Mattarella è il bene rifugio di chi non ha un nome su cui puntare, però, perché altrimenti finiscono aspetta, peggio di centrodestra. Rifugio, però, diciamo, non c'è dubbio, discreto, è il bene rifugio aspetta maggiore, voglio prima sentire Mariolina Sattanino, uno perché conosci molto bene Mattarella, ricordiamo che sei stata per anni responsabile del dipartimento Quirinale della RAI, come si chiama? Quirinale, che è una struttura interna. La struttura del Quirinale. Mariolina, uno, che cosa significano questi 336 voti per Mattarella alla sesta votazione? E siccome conosci bene anche Elisabetta Belloni, puoi dire brevemente chi è? Certamente, allora questi voti sono sicuramente quelli dei parlamentari che dovevano votare scheda bianca e oggi per indicazione di partito, e che invece stanno dando dei voti a Mattarella, però dandosi un pochino la zappa sui piedi, perché lo stanno connotando come un candidato di centrosinistra. Quando un Presidente della Repubblica, voglio dire, potrebbe forse accettare la riconferma dopo aver detto in tutte le lingue, in tutte le salse, che lui non è d'accordo, soltanto se ci fossero dei problemi di reale tenuta del sistema, che oggi francamente non ci sono. E poi comunque non dal basso, diciamo fra virgolette, non per essere spregiativi del Parlamento, ma dovrebbero chiederglielo i leader tutti quanti, con una ritualità che è stata quella di quando è stato chiesto il bis al Presidente Napolitano, cioè andare al Colle tutti quanti, e compresi poi i grandi elettori. Napolitano addirittura fece venire i governatori delle regioni per essere proprio sicuro che tutti fossero d'accordo. E non questo c'era, non è Maroni, successo. Quindi Napolitano gli telefonò. Ecco, quindi tu, quindi questo no, non tu è pensi successo. Che un Mattarella bis sia da escludere? Io penso che sia molto, molto difficile. E invece Elisabetta Belloni ti sembra ti sembra quirinabile, nel senso, vista la situazione di adesso, ovviamente. Elisabetta Belloni è un enorme colpo di scena ed è quello che Salvini ha cercato di tirare fuori dal cappello per intestarsi una vittoria. Cioè, io ho portato per la prima volta nella storia d'Italia una donna alla Presidenza della Repubblica. Elisabetta Belloni ha sicuramente un profilo di grandissimo livello, perché è una donna che si è profilata professionalmente da sola, non è una cooptata, è una donna che ha saputo sempre mantenersi equidistante dalle forze politiche e ha ricoperto dei ruoli di grandissimo prestigio. Ricordavi, è stata la prima donna capo dell'unità di crisi della Farnesina, la prima donna segretario generale, ha una facilità di rapporti personali praticamente unica. Certamente però bisogna vedere se verrà proposta, se verrà votata. Ci sono le perplessità che hai detto, perché obiettivamente passare dai servizi segreti al Quirinale a molti può creare dei problemi. Ecco, professor Montanari, può creare dei problemi, e che immagine sta dando il centrodestra in questi giorni? Ha recuperato Salvini quando poco fa ha annunciato che si sta lavorando per una presidente donna in gamba? Ma insomma, non ancora, direi di no, bisogna vedere se è il solito chiacchierone oppure se invece c'è qualche fondamento. Intanto una donna l'ha mandata a schiantarsi con scarsissimo senso delle istituzioni, l'uomo che chiedeva pieni poteri ha fatto vedere come li potrebbe usare, con quale leggerezza, sembrava il Salvini del papete. La Casellati peraltro ci ha messo del suo, non si è nemmeno allontanata dalla presidenza, stava al cellulare. Non è stata una bella immagine delle istituzioni questa offerta dal centrodestra.
Però devo dire che, insomma, io sono un po' perplesso da tutto il circo di questi giorni. Pertini fu eletto alla 16ª votazione, qua, anche forse a causa di queste continue dirette, di questa ossessiva concentrazione, si alimenta nel paese una sensazione di inefficienza che poi trova sfogo in chi dice leggiamolo direttamente. E qui fa cortocircuito questa voglia di presidenzialismo con la nostra disabitudine ormai alla democrazia del proporzionale della Prima Repubblica, dove c'era la politica, che non è ognuno dire la propria e poi contarsi, ma è costruire insieme una soluzione che dovrebbe garantire tutti e non fare delle prove di forza. In questo senso sembra che ci sia davvero un po' un deserto di politica e che insomma questi anni, questa vogliamo chiamarla Seconda Repubblica, non ha costruito, non ha creato una classe politica capace paradossalmente di fare politica. Un presidente del Consiglio commissario che non è un politico, ora si parla di una presidente che non viene dalla politica, addirittura viene dai servizi. Insomma, l'immagine è di una democrazia italiana in panne, che non va avanti, che non funziona. Mettiamoci anche l'astensionismo. Quello che manca, e mi dispiace soprattutto che manchi dalla parte del centro-sinistra, è un progetto, un'idea, un ideale, una visione. Cioè, questo non c'è, allora, non è messo nulla. La soluzione che si prospetta è una soluzione per cavarsi d'impaccio e finalmente tirar fuori un nome, quasi un nome qualunque. Allora, è così Massimo Giannini, e diciamo tra centrodestra e centrosinistra possiamo dire che il centrosinistra, Enrico Letta in particolare, hanno diciamo rispettato anche il ruolo che hanno in una fase delicata come questa, che avrebbero i segretari leader di partito, cioè sento di essere molto discreti invece di parlare 100 volte al giorno e tante volte anche un po' a casaccio. Ma io ho parlato non per caso di cerimonia cannibale, no? Alla quale tutti hanno partecipato in vario modo e con diversa gradazione. Devo dire, però il PD, il centrosinistra, ecco, è stato fermo. È stato fermo, sì, lo diceva anche Giulia prima, sì. Ha sbagliato in questo Letta, allora, a dire io catenacci. Ho detto dall'inizio, sì. È una partita dove non ci devono essere né vincitori né vinti, perché nessuno ha la maggioranza in Parlamento e perché è giusto che un capo dello Stato venga eletto in modo condiviso. Guarda, io penso che questo da parte di Enrico Letta, che sappiamo non è, l'altra sera parlavamo di Che Guevara, no? Un trascinatore di folle, però ha anche una componente positiva in questo, perché non è un demagogo, no? Non cerca l'applauso facile. Teniamo conto che il Partito Democratico obiettivamente parte in questo Parlamento dal 12%. Cioè, voglio dire, non era l'ultima ruota del carro, ma era la penultima dentro il perimetro dell'attuale maggioranza. Quindi gramscianamente, 18, no? Vabbè, 12 senza Renzi, esatto, sì, dopo certo, la scissione. Certo. Cioè, ragioniamo alla Gramsci. La politica sono rapporti di forza, no? Allora, è chiaro che uno può anche dire la sinistra, il centrosinistra, il PD, insieme ai 5 Stelle se ci fosse riuscito, ma con i 5 Stelle non puoi fare asse in nessun modo, perché i 5 Stelle sono un terreno talmente friabile che scivoli subito. Poteva presentare il suo candidato di bandiera forte, sul quale tutti si possono identificare. Se poi prende 100 voti, ma che cosa prendeva, hai fatto? Posso dire un film sì, bello ma non che non vinceva. Abbiamo visto? Allora, il punto chiave, concludo sì. Rapidamente su quello che diceva adesso Montanari. Ha perfettamente ragione, questa vicenda finisce o con un colpo di teatro, la donna, lo dicevamo l'altra sera con Travaglio, stupiteci, no? È una bella cosa, siamo tutti contenti. Non vorrei che diventasse, fermo restando che le donne di cui si parla, compresa la Belloni, sono di primissimo piano, e io anche l'obiezione sui servizi segreti la capisco poco, perché questo è un paese che per 7 anni al Quirinale ha avuto una rispettabilissima persona che era l'inventore di Gladio. Quindi adesso che ci scandalizziamo perché la Belloni ha fatto i servizi segreti, sì, Cossiga. Allora, insomma, abbiamo un bel passato da questo punto di vista, no? Però voglio dire, questa non vorrei che diventasse la foglia di fico su che cosa? Sul fatto che la politica ha fallito in maniera clamorosa, ecco, sta fallendo in maniera clamorosa, e chiunque sarà capo dello Stato, anche se fosse una donna bravissima, sul terreno restano macerie, comprese quelle di Draghi, perché il governo da adesso in poi, se faranno il presidente domattina, la presidente domattina, e anche se facessero Mattarella di nuovo, guarda certo. Che dico,
avrà infiniti problemi di qui alla fine dell'anno. Allora, che Draghi sia sconfitto. Il quadro politico, come diceva Formica, si sta sfarinando. Anche perché in tutto questo ricordo solo, non solo che siamo in piena pandemia, non solo che dobbiamo portare a casa tutti i soldi del PNRR, ma soprattutto che dobbiamo avere un governo. Aggiungo, diciamo oggi la maggioranza di governo si è spappolata con questo centrodestra. Europea allenta il cosiddetto quantitative easing, cioè smette di comprare a rotta di collo il titolo del debito sovrano, quindi avremo orribile, lo spread agitato, sì. Cioè, quindi abbiamo tutto il dovere di dare stabilità. Però, per chiusare le considerazioni del direttore Giannini, il film che non abbiamo visto è il centrosinistra o giallorossi che candidano Rosi Bindi o Riccardi e si sfidano in campo aperto con un centrodestra che candida Labelloni o Nordio, e constatato sul campo di fronte ai cittadini, di fronte all'opinione pubblica, che non esistevano le condizioni, viste le minoranze di blocco, per arrivare al punto, si apriva un grande scusate, a proposito di Elisabetta Belloni, parlavamo delle varie perplessità. Allora, la Ronzulli che parla a nome di Berlusconi, forse, chi lo sa. Quindi ha detto che la Belloni per noi non va bene, Marcucci, ex renziano del PD. Proclamazione. Tale differenza è dovuta verosimilmente al fatto che nella distribuzione è stata erroneamente ricevuta da un elettore una scheda in più depositata poi nell'urna. La differenza fra il numero dei votanti e delle schede depositate è del tutto ininfluente al fine del risultato del voto e pertanto, sulla base del principio generale di resistenza e di analoghi precedenti, la votazione svolta deve ritenersi pienamente valida. Comuni il risultato della votazione. Presenti 976, votanti 531, astenuti 445, maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea 505, hanno ottenuto voti Mattarella 336, Di Matteo 41, Casini 9, Manconi 8, Cartabia 5, Draghi 5, Belloni 4, Amato 3, Casellati 2, voti dispersi 9, schede bianche 106, schede nulle 4. Ecco. Non essendo stata raggiunta da alcuno la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, occorre procedere ad un settimo scrutinio che avrà luogo domani, sabato 29 gennaio, alle ore 9:30. Essendo unica la seduta per l'elezione del Presidente della Repubblica, sospendo la stessa, che riprenderà domani, sabato 29 gennaio, alle ore 9:30. La seduta è sospesa. Ecco, avete sentito il Presidente Fico, quindi si ricomincia domani alle 9:30, il che vuol dire che ci sono due votazioni domani per il Presidente della Repubblica. Abbiamo visto confermati 336 voti per Mattarella. Allora, Stefano Feltri, stavo dicendo poco fa che arrivano tutti i distinguo e le perplessità dei vari partiti su Elisabetta Belloni. Ronzulli, Licia Ronzulli di Forza Italia, pensiamo che parli a nome di Berlusconi, ha detto che non va bene, Renzi l'abbiamo già detto, una parte del PD pure, quindi diciamo che sarà molto molto complicato. Ricordiamo anche che altri nomi femminili che possono essere in campo sono l'avvocata Severino, la ministra Cartabia, insomma, se si vuole le donne naturalmente si trovano. Stefano Feltri, che lettura diamo allora a questo punto alle 21:05 della giornata e di quello che accadrà domani? Ma sì, diciamo, di perplessità su Elisabetta Belloni ce ne stanno uscendo, curiosamente anche quella di Renzi, che ha fatto di tutto per far cambiare il vertice dei servizi segreti precedente nominato da Conte e farci arrivare qualcun altro come appunto Elisabetta Belloni. Adesso Conte vuole Elisabetta Belloni addirittura alla Presidenza della Repubblica, mentre Renzi non la vuole, quindi sono abbastanza strane queste cose. Sugli altri nomi che hai citato sicuramente se ne è parlato, noi ce ne siamo occupati di entrambe. Il problema di Paola Severino, che è persona stimatissima, il più importante avvocato penalista italiano, è che si troverebbe a fare il capo del CSM e quindi diciamo a essere responsabile dei magistrati che si occupano di quelli che sono i suoi attuali clienti. Chiaro che li lascerebbe, però sarebbe una situazione diciamo con pochi precedenti. Marta Cartabia avrebbe in parte lo stesso problema, stimata ministra della giustizia, che però è entrata un po' in conflitto proprio con i magistrati nella sua riforma, quindi sono tutte situazioni
che possono poi, diciamo, che rendono queste candidature un po' più complicate di come sembrano sulla carta, guardando solo il curriculum. Ma e quindi, cioè, noi abbiamo più di 360 voti, quelli che sono 340 voti per Mattarella, questo è un dato da cui non si può prescindere, cioè se Mattarella bis sembra la cosa verso cui si sta convergendo nella realtà, al netto dei nomi che così ci danno in pasto per qualche ora per distoglierci dai veri negoziati. Quindi io continuo a pensare che Mattarella bis in questo momento è la cosa più probabile, resta il punto che diceva prima Marilina Sattanino, cioè come si fa ad andare da Mattarella se non si è passati a una crisi di sistema? L'unica crisi di sistema è quella che riguarda il ruolo del Premier Draghi, cioè a un certo punto Mattarella può essere coinvolto solo se l'elezione del Presidente della Repubblica mette in crisi tutto l'assetto attuale, cioè governo, maggioranza, ecco, e però diciamo vuoto al vertice, da lì non siamo ancora passati. Ecco, e comunque tutti i leader devono essere d'accordo e chiedere a Mattarella un Mattarella bis, che cosa che tu, Mariolina, hai già escluso. Che previsioni fai, visto che abbiamo capito che qua escono i nomi, vengono segati nel giro, diciamo, di mezz'ora? Sappiamo che sarà una notte lunga, perché è in corso adesso un altro vertice tra Letta, Conte e Speranza, ci saranno altri incontri più tardi tra le varie forze politiche, insomma. Io mi auguro soltanto che si abbandoni questo ipertatticismo che è così lontano dal cuore della gente, da quello che il popolo italiano vuole. Il presidente Mattarella è il popolo italiano che lo avrebbe voluto ancora al Quirinale. I partiti non hanno fatto quello che avrebbero dovuto. Fra l'altro, ricordiamo, Di Maio dice sempre, mi scuso del fatto di aver chiesto l'impeachment, e si parla sempre di Di Maio, ma la prima a chiedere l'impeachment di Mattarella è stata Giorgia Meloni. E intelligentemente Salvini non si accodò a quella cosa, quindi la vedo difficile che oggi la Meloni vada al Quirinale a chiedere a Mattarella di rimanere al suo posto. Detto questo, infatti Giuli lo esclude, penso anche che il centro mentre Massimo Giannini non esclude più, no, io vero che penso Giorgia Meloni voterebbe la Belloni e non andrebbe a chiedere a Mattarella un bis. Facciamo finire Mariolina. Non si può escludere più nulla, però e non escludiamo nemmeno Draghi, perché secondo me era il candidato coperto che Enrico Letta ha voluto salvaguardare fino all'ultimo, scontrandosi poi con il suo alleato Conte, che invece secondo me Draghi non lo voterebbe a nessun costo, ecco, in nessun caso. Allora, Prior Montanari, e poi veloce ancora con voi, Draghi, nome coperto, scoperto, nel senso che ne abbiamo parlato tutte le sere, ma anche su Draghi in questo Parlamento e tra i parlamentari ci sono molte perplessità. Lei poi, che lo osteggia, diciamo, dall'inizio come Presidente del Consiglio, immagino peggio si sentirebbe, come se fosse alla Presidenza della Repubblica. Sì, come dire, io non penso, l'ho detto, non mi sembra che abbia il profilo del Presidente della Repubblica. Poi coloro che lo vogliono alla guida del Paese dovrebbero dire coerentemente che l'ascesa al Colle rappresenterebbe un problema, a meno che veramente non si voglia buttare via la Costituzione e far governare direttamente dal Quirinale. Il problema è, quando Draghi è arrivato a guidare la Presidenza del Consiglio, gli è stata prospettata la possibilità di un trasferimento al Colle? Io penso di sì, tutto lascia pensare a questo, ma questo configura già un'enorme anomalia. Cioè l'idea che ormai siamo così incapaci di funzionare come sistema democratico da dover trovare delle soluzioni di emergenza. Allora, la capa dei servizi segreti, il Presidente del Consiglio in carica, o richiamare Mattarella, che giustamente ha detto in tutti i modi che sarebbe gravissimo. Ma ecco, se fossimo una monarchia sarebbe richiamare il re morto perché il re nuovo non riesce a nascere. Cioè un evento epocale, una specie di interruzione di futuro. La denuncia che non sappiamo andare avanti. Sono tutte soluzioni eccezionali e tutte sbagliate,
che però fanno capire che c'è bisogno di riavviare davvero la macchina della politica. Sono tutte soluzioni ponte. No, io sono quello che diceva, beh, basta con lo stato d'emergenza, e tutti mi avete risposto, no, siamo in stato d'emergenza, è stato d'emergenza. Questo si chiama conseguenza politica di un precipitato politico di una situazione di emergenza. Se ne esca con... Prego. Montanari. No, il punto vero è che è la convinzione che se ne esca commissariando la democrazia, cioè che la democrazia non funziona, quindi stato d'emergenza, commissari, soluzioni eccezionali, ma di queste cose si muore, questi non sono rimedi, questi sono aggravanti. Anche quando era Arcuri, quando c'era Conte con i DPCM era la stessa cosa, soltanto Conte non è che viene dal mondo della politica, è lo stesso principio. Solo una notiziola rapida, scusate, perché adesso è uscito un lancio Fonti Nazareno, che quindi è Enrico Letta, dice sono in corso finalmente dopo il fallimento del muro contro muro, discussioni eccetera eccetera, che contemplano anche candidature femminili di assoluto valore, ma ci vuole serietà, la cosa peggiore è continuare col metodo di questi giorni che consiste nel bruciare... Ad andare avanti. È la conclusione che è interessante. Invitiamo tutti a prendere atto della spinta che da due giorni e in modo trasversale in Parlamento viene a favore della riconferma del presidente Mattarella. Ecco. Cioè si è saldato il fronte del no alla Belloni, abbiamo iniziato stappando lo champagne Io non lo so come va a finire, ma ti dico questo, per il rispetto che ho nei confronti e delle istituzioni e delle donne, se la pista delle di queste donne, anche loro, a loro volta, come la Casellati, buttate dentro il tritacarne, non porta da nessuna parte... Beh, questo è un atto di un'irresponsabilità, mi spingo a dire, d'accordo. Di una cialtronaggine, di un cinismo senza precedenti. Sono molto d'accordo. Riguarda pure Conte e Letta, però. Letta no, guarda, non devo fare il difensore del PD, perché questa dichiarazione parla chiaro. Riguarda sicuramente Salvini, che evidentemente con le spalle al muro si deve inventare l'ultima parola. Beh, anche Conte, che dopo Salvini è uscito e ha detto sia una presidente donna. Posso spezzare una piccola lancia per Conte stavolta? Sulla Belloni i 5 Stelle sono andati fin dall'inizio, quindi almeno su questo... Un po' di coerenza gliela voglio riconoscere. Intanto, da questa nota che esce dal Nazareno, quindi dal Partito Democratico, possiamo dire che il PD adesso ha come candidato alla presidenza della Repubblica la rielezione del presidente uscente Mattarella? Diciamo che ha questo come auspicio, poi ancora formalmente non lo è. In realtà Letta già una volta aveva detto che tra i nomi che aveva prospettato al centrodestra c'era quello di Mattarella. Sarebbe quindi massimo, un tentativo c'era già stato. Bisogna prendere atto che il PD non è riuscito a produrre un solo nome, diciamo, da Quirinale negli ultimi 7 anni, e che quello che sta chiedendo addirittura di conservare è frutto di un'intuizione politica di Matteo Renzi. Quindi diciamo in questa richiesta del PD di Mattarella c'è sostanzialmente il fallimento di una traiettoria del Partito Democratico che ha, come dire, si è bruciato nell'esperienza renziana, e poi dopo quella ha solo cercato di elaborare il trauma e non c'è mai riuscito, come dimostra appunto il fatto che non è riuscito a produrre niente di veramente alternativo neanche nella scelta dei vertici delle istituzioni. Ma detto questo, non cerchiamo scuse nello stato di emergenza, nel Covid, nell'Europa, eccetera. Ricordiamo che gli Stati Uniti sono passati da Donald Trump a Joe Biden nel pieno del Covid e con un accenno di guerra civile. Altri paesi hanno cambiato diversi governi e hanno gestito elezioni senza particolari problemi, nel senso che quando uno stato di emergenza dura 2 anni è la nuova normalità, non è l'emergenza, quindi non è che possiamo continuare così con questa giustificazione. La verità è che la legislatura finisce nel 2023, pochi hanno voglia di andare a votare anche per non perdere il posto, perché il Parlamento perde un terzo dei parlamentari, e questo è il grande imperativo che sta guidando un po' tutti, situazione. No? Perché se si chiede individualmente, tutti dicono che è Draghi la persona che è più adatta al Quirinale, ma non è quello compatibile con lo schema che fa durare la legislatura. Quindi, scusami Massimo Giannini, siccome tu ci hai accompagnato, grazie, in tutti questi giorni... Non so dove. E tra l'altro sarai con noi poi di nuovo lunedì. Domani tu escludi che possiamo avere un nuovo Presidente della Repubblica? Dicono tutti che domani si chiude. L'hanno detto stasera, l'ha detto Salvini, l'ha detto Conte, l'ha detto Letta.
Non so se fidarmi, però questo hanno detto. Questo hanno detto. Allora, questa elezione sta pagando tra i vari problemi anche lo scotto di una legislatura segnata dal trasformismo. Guardate il punto di Paolo Pagliaro. Nelle elezioni politiche del 2018 il Movimento 5 Stelle fece eleggere alla Camera 227 deputati, adesso ne ha 157, 70 in meno. Fece eleggere anche 111 senatori, che ora però si sono ridotti a 73. Quelli che mancano godono tutti di ottima salute, il problema è che in questi tre anni hanno cambiato partito. È un fenomeno, quello della migrazione da un gruppo all'altro, che riguarda un po' tutti. Il PD portò a Montecitorio 112 deputati, adesso a Letta ne sono rimasti 95. Forza Italia ne aveva 103, ora ne ha 78. Ne hanno 10 in più la Lega, 5 in più Fratelli d'Italia, ne ha 29 Italia Viva, che nel 2018 non esisteva. Sono raddoppiati i parlamentari del gruppo misto, che è la somma di tanti distinguo tra loro non sempre conciliabili. Chi fosse interessato ad approfondire può consultare le tabelle che dall'inizio della legislatura il professor Salvatore Curreri tiene aggiornate sul sito lacostituzione.info. Naturalmente il primo pensiero va al povero elettore convinto di aver votato per un partito e che poi apprende di aver in realtà votato per un altro. Ma d'altra parte il frenetico via vai che ha portato quasi il 30% dei parlamentari a lasciare la loro vecchia casa fotografa le inquietudini di una politica sempre più ibrida e sempre meno segnata dalle vecchie identità ideologiche e spiega anche perché in queste ore non bastino le indicazioni degli stati maggiori a garantire l'esito desiderato. Siamo in chiusura, grazie Mariolina Sattanino, grazie Stefano Feltri, grazie professor Montanari, grazie Alessandro Giuli, grazie, un grande grazie Massimo Giannini, che è stato con noi tutta la settimana e che però ha il dovere di tornare con noi lunedì sera. E grazie spettatrici e spettatori, ovviamente linea a Enrico Mentana che continuerà a raccontarvi questa lunga, possiamo dire, lunga corsa verso il Quirinale. Vabbè, insomma, complicata corsa verso il Quirinale. Arrivederci, grazie.